territorio del comune di Arcevia giace in parte su una pendice di bassorilievi che si estendono da sud terminando pochi chilometri a nord e vicino al confine comunale. Sebbene gran parte del territorio comunale sia ricoperto dalla caratteristica campagna marchigiana, a sud della cittadina si trova a confinare con i monti della Gola della Rossa, bassorilievi appenninici che si estendono per diversi chilometri a meridione, anche in altri comuni adiacenti. Si potrebbe definire il comune di Arcevia un primo spartiacque tra la campagna marchigiana prevalentemente collinare, che si estende per molti chilometri nell'entroterra partendo dal mare, e i primi monti a carattere appenninico umbro marchigiano. Rocca Contrada è il nome medievale di Arcevia. Un monte della Rocca è ricordato in un documento del 1065, un fundo della Rocca in altro del 1130 e una Rocca de Contrado nel 1147. Rocca Contrada fu chiamata ufficialmente Arcevia, con il titolo di città, con lettera apostolica del 16 settembre 1817 da Papa Pio VII. Il nome trae origine dai termini latini di arces e via, col significato di luogo fortificato. Arcevia è il luogo ricercato di soggiorno estivo conosciuto e apprezzato sin dal secolo XVI. È città di storia, notissima per la sua inespugnabile rocca, la signoria dei Chiavelli, di Braccio da Montone e Francesco Sforza. È città d'arte, per conservare alcuni dei capolavori rinascimentali. Siamo al Teatro Misa, un piccolo gioiello architettonico che dopo un lungo restauro è stato finalmente riportato all'antico splendore. La collegiata di San Medardo è il monumento più importante della cittadina, costruita nel XVII secolo, su edificio medievale. Il palazzo comunale, già del podestà, venne eretto nel XVIII secolo in stile gotico. Lo affianca la torre civica, alta 36 metri. Dal 1998 Arcevia ospita ogni estate i seminari estivi di improvvisazione Arcevia Jazz Fest. Durante gli ultimi giorni del mese di luglio e i primi del mese di agosto, Arcevia si popola di musicisti di ogni età che arrivano da ogni parte d'Italia. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questa stupenda puntata, 31esima. E noi vi lasciamo godere ancora un po' questo panorama e ci vediamo alla prossima, sempre solo su Officina Fotografica.